Allora, siccome siamo un po' in ritardo, io chiederei ai relatori di avvicinarsi al tavolo della... al tavolo della conferenza. Siamo in un bosco, il tavolo della presidenza mi sembra un po' eccessivo, un tavolo che ci permette di concentrare l'attenzione sulle persone che verranno qui tra qualche minuto e racconteranno, ci parleranno, ci evidenzieranno una tematica importante che l'Avis ha sposato in particolare in questo ultimo periodo, e quindi ha fatto bene il presidente Antonio Battafarano a lanciarla, ecco, in una iniziativa importante come quella legata alla settima passeggiata della salute. Allora, io faccio l'elenco delle persone che devono venire qui al tavolo in maniera tale che poi iniziamo subito. Il presidente Antonio Battafarano c'è, Evita Maria Faviero c'è, l'ho vista, però adesso non c'è più, quindi se gentilmente può venire, perché dobbiamo cercare pure di stringere i tempi. Vita, sappiamo che Vita ha minacciato tutti perché non voleva, vero Antonio? Non voleva partecipare, non voleva, ma non perché, insomma, è una persona, ecco, che è una persona del fare, no, si direbbe. E quindi vuole, no, non vuole apparire ma vuole essere concreta, però poi si è riusciti a farla venire. Quindi se Vita può venire qui, il sindaco, si è arrivata, perfetto, il sindaco Angelo Amboglia pure c'è, e Mirella Nicodemo, la dottoressa Mirella Nicodemo c'è, Francesco Cioffredi pure c'è, ci parlerà insieme con gli altri, ecco, del tema della celiachia. Poi c'è una persona che giustificheremo, non è potuta essere qui con noi, il presidente De Asmundis. Presidente De Asmundis c'è, attenzione, c'è un po' di vento. Bene, e allora siamo tutti. Allora, vogliamo iniziare? Antonio, vogliamo iniziare? Perfetto. Allora, buongiorno a tutti, diamo il via a questa conferenza, a questo incontro, a questo focus, a questo confronto a più voci su una tematica importante. L'abbiamo detto, la celiachia e donazione di sangue. Questo è il tema che il presidente dell'Avis di Lauria, insieme ai suoi dirigenti, insieme al direttivo, insieme un po' a tutti i soci, ha scelto quest'anno per questa iniziativa così particolare che lega un po' l'impegno al piacere di stare insieme, all'aggregazione, anche al piacere di godere di un posto così bello come questo di Piano Malerba. Chi ha avuto la possibilità in questi anni di partecipare a questo evento davvero ha gradito moltissimo questa location, questa passeggiata che viene fatta nel corso della mattinata. Davvero è una bella idea, una bella intuizione che ha avuto l'Avis e che sta portando avanti con merito. Allora, siccome incombe anche l'orario del pranzo e sappiamo che tanti stamattina hanno partecipato alla passeggiata, quindi magari hanno anche un attimo fame, allora io passerei subito la parola al presidente Battafarano che farà un saluto e poi inizieremo subito. Io chiedo se possibile ai relatori di essere brevi, di dare soprattutto dei messaggi in bottiglia a chi ci sta ascoltando e a chi ci vedrà poi successivamente sul web, ecco, e magari se possibile fare anche più di un giro, no? Quindi magari un primo giro informativo in maniera tale che se vi è qualche persona che vuole porre delle domande può farlo. Allora, Antonio, la parola a te come padrone di casa, è una bella casa questa, bella grande. Quindi davvero è un luogo davvero bello e straordinario, e ti diamo subito la parola. Credo dovrei venire vicino a me, c'è il micro, perfetto, sì. Allora puoi parlare, prego. Ok, grazie direttore, sì, il mio sarà un intervento brevissimo, giusto solo per i ringraziamenti per queste persone che si sono, non so se utilizzare i termini scomodati, ma penso che non è questo il termine giusto, ma che hanno sicuramente
condiviso questo momento per stare insieme a noi all'Avis. Quindi io ringrazio il presidente regionale Rocco Diasmundis, il neoeletto sindaco Angelo Lamboglio e l'amministrazione comunale, il presidente dell'AIC, Associazione Italiana Celiaci Basilicata, Francesco Cioffredi, la dottoressa Mirella Nicodemo, nutrizionista, nonché la responsabile del Lago Negreso, Vita, nonché facendo parte pure dell'associazione Vola, che ci prepareranno il pranzo. Per il pranzo onestamente non penso proprio, direttore, che abbiano fame, perché abbiamo consumato una colazione a dir poco abbondante, nonché ottima, la famosa tapaned che preparano, veramente molto buona e squisita. Il mio pensiero, forse lo sto facendo un attimo in ritardo, va anche alle vittime, ai familiari che in questi momenti stanno piangendo per l'ultimo attentato che c'è stato terroristico nel Bangladesh. Quindi io suggerirei anche un attimino di un minuto di silenzio in onore di queste vittime e dei loro familiari. Bene, ci alziamo in piedi allora per un minuto, come ci suggerisce il presidente Battafarano. Chiudiamo con un applauso questo momento. Sì, con un applauso questo momento, grazie. Quindi grazie a loro, ma grazie soprattutto ai donatori, grazie soprattutto a quelli, a coloro che hanno voluto partecipare per il settimo anno a questa nostra iniziativa, che è vissuta veramente con gioia a partire dai bambini. Noi abbiamo dei bambini di 6 anni che partecipano a questa passeggiata senza... un lamento. Si sono fatto quasi 9 chilometri in montagna con la gioia e l'allegria che li contraddistingue. Che dire, sì, io sarò, come ho detto, breve, però due cose, soprattutto al nostro presidente voglio dire, colgo l'occasione di questo momento. L'Avis, come sappiamo, nasce nel 1926, non tutta la storia ovviamente, ma voglio partire un attimino dal 1926, quando il dottor Vittorio Formentano, dietro a un momento di bisogno di sangue, lanciò un appello sul Corriere della Sera. In 17 risposero a questo appello, iniziando così da quel giorno questo gesto di volontariato e di dono per gli altri. Oggi l'Avis, l'associazione, conta circa 1.300.000 associati, raccogliendo 2.100.000 sacche tra sangue e plasma. Per quale motivo? Il motivo è molto semplice: perché di sangue c'è bisogno tutti i giorni. Dico questo perché poi mi sono chiesto anche se 2 giorni fa un'amica mi chiama e mi dice: Andò, ho bisogno di 3 donatori. Sono rimasto un attimino perplesso e stupefatto di questa domanda e richiesta, perché tante sono state, diciamo, i miei pensieri. Allora mi sono chiesto: perché ci sto a fare? Perché noi donatori tutti i giorni doniamo? Perché raccogliamo sangue se ancora qualche ospedale continua a chiedere e a non fare, minacciando addirittura di non fare? No, no, fuori regione, sì, San Leonardo per la precisione. Continuando, minacciando di non fare addirittura l'intervento al proprio familiare. Questa cosa veramente a me dà molto fastidio, penso che si debba intervenire seriamente, anche perché sono pochissime sicuramente questo ospedale, però esistono ancora. Se noi oggi abbiamo le nuove linee guida dove ci chiedono la tracciabilità della sacca, il percorso, tutto quanto, beh, ma perché l'ospedale non dovrebbero avere una sacca che proviene da un'associazione e quindi essere pure quella sacca rintracciata, piuttosto che avere il familiare e avere una sacca di sangue? Ma addirittura la cosa peggiore è che c'è questa minaccia di non fare l'intervento. 2 anni fa è successa una cosa del genere, io anche in quell'occasione mi opposi fermamente, dichiarando e dicendo al nostro presidente: questa cosa l'avrei affrontata anche legalmente, perché, ripeto, se no io continuo a chiedermi perché noi doniamo. Se il nostro dovere, non lo so, chiamiamolo come vogliamo, a parte che noi abbiamo un impegno, noi donatori, un impegno morale, perché il donatore associato
non è che può donare quando vuole. Il donatore associato deve donare quando è richiesto il sangue. E proprio in questo periodo a noi dall'Avis regionale, come da tutte le parti, viene fatta una richiesta ben precisa di aumentare le donazioni nel periodo estivo, tant'è che, come avete visto dal messaggino che avete ricevuto, la donazione del plasma è sospesa proprio per questo motivo, perché c'è richiesta di più sangue. Quindi noi rispondiamo a un'esigenza ben precisa, noi abbiamo un impegno morale verso l'ammalato, che noi in questo periodo magari organizziamo pure le nostre ferie, è giusto, anzi ci mancherebbe, chi ha la fortuna di lavorare pure è giusto che durante i periodi estivi si vada a fare la propria settimana di vacanze, di mare e quant'altro, no? Però se noi siamo associati vuol dire che abbiamo un impegno che abbiamo preso con l'Avis e con l'ammalato soprattutto. Quindi quando arriva la chiamata, vi prego, rispondiamo a questa richiesta, perché noi possiamo e andiamo in vacanza, l'ammalato no. Quindi non lo lasciamo a secco, io non voglio andare oltre, vi auguro una buona giornata, vi ringrazio veramente di cuore della vostra presenza. Grazie. Bene, ringraziamo il Presidente Antonio Battafarano, dal suo intervento si evidenzia insomma il suo pragmatismo, la sua concretezza. Io credo che l'Avis di Lauria, questa è la forza di questa associazione, c'è un gruppo, insomma, ecco, un'associazione che ha dei valori grandi, dei valori importanti a cui tu accennavi all'inizio, ma poi anche un'associazione pratica che permette di raggiungere obiettivi importanti, che poi significa, insomma, nella buona sostanza aiutare le persone nei momenti anche di difficoltà. Allora, Antonio ha parlato dell'Avis, non poteva non farlo. Tra l'altro, Antonio, forse dobbiamo fare una sottolineatura sull'organizzazione, o no, come avevamo concordato di invitare qualche tuo collaboratore, Nicola forse, o no, Franco, vogliamo chiamare Franco se in zona, perché ci teneva a... ecco Franco, forse Franco meglio che lo fai dopo, perfetto, perché chiaramente per portare avanti un'iniziativa di questo tipo, insomma, ecco, anche a livello logistico non è semplice, quindi davvero è necessario sottolineare chi poi concretamente si è impegnato. Dicevo, abbiamo parlato di Avis, ma in questa occasione dobbiamo parlare di celiachia, e tra l'altro abbiamo le persone giuste per poterne parlare. Allora io direi subito di dare il microfono a Vita, la conoscete, è una signora, una giovane signora del territorio che è impegnata su questa tematica specifica, e chi conosce Vita sa perché, magari lo dirà lei, ma Vita è anche una persona molto impegnata nel sociale, impegnata in particolare in un aspetto legato alla protezione civile, ma non parliamo di questo questa mattina, parliamo di questa tematica. E se posso farti questa domanda, ecco, il tuo approccio, sappiamo che vi era un approccio familiare, no? Da quel punto, ecco, come e poi è andata avanti il tuo impegno su questo tema. Prego Vita. Buongiorno a tutti, saluto il tavolo della Presidenza e Antonio per questo invito. E io sono una mamma di una ragazza celiaca da 16 anni, quindi giustamente avendo lei ho conosciuto l'associazione. Oggi sono diventata la responsabile dell'organigrese. Non è giusto, per dare un conforto a chi, quando magari viene diagnosticata, non sa dove rivolgersi, oppure anche di mettersi a confronto con altri celiaci, e quindi io faccio da portavoce magari poi all'associazione principale, oppure come iniziative come queste faccio da portavoce. Ecco Vita, ricordiamo, tu sei impegnata davvero concretamente nello sviluppare una sensibilità verso questo tema. La dottoressa Nicodemo ci spiegherà di cosa stiamo parlando, però sarà molto importante anche l'intervento del Presidente, perché ci farà capire concretamente cosa succede poi nel pratico, no? Cosa succede ad una famiglia poter gestire una tematica di questo tipo. In apparenza può essere quasi percepito come una cosa semplice, ma capiremo dal Presidente
al quale chiedo anche come già fatto nei mesi scorsi, proprio esempi concreti, esempi carne viva, no? Mi viene da dire, perché così credo che riusciremo ad andare proprio nel profondo di questo tema. Dicevamo, voi all'Happy Moment qualche mese fa avete fatto una bellissima iniziativa. Questo è stato un lavoro che con l'associazione è durato comunque un annetto, e comunque ringraziamo i proprietari dell'Happy Moment perché hanno accolto immediatamente e hanno fatto un lavoro grandissimo, perché hanno dovuto anche modificare il modo di lavorare dentro al ristorante, e si sono anche loro appassionati al problema, perché non è a casa, comunque viene gestito in modo facilmente, il problema è quando proprio si esce fuori, perché basta pochissimo e si contamina il loro cibo e quindi non potranno più mangiare. E tutto qua. E comunque la realtà dell'Happy Moment è stata, e adesso è l'eccellenza Lauria. In tutta la Basilicata penso che proprio l'Happy Moment è il massimo in questo momento. Non stiamo facendo pubblicità, stiamo invitando le altre strutture a fare come l'Happy Moment. Perché loro comunque hanno fatto dei corsi e comunque si sono dedicati completamente anche a questo. Io ricordo la pizza, no? Quella pizza particolare che è stata... perché comunque è una farina che non essendoci glutine, quindi comunque non ha elasticità, certo. E quindi è molto difficile da lavorare, e loro sono riusciti anche in questo. Perfetto, allora noi diciamo, dobbiamo seguire la scaletta, anche se la seguiamo, perché forse a questo punto era... fermiamo un attimo il sindaco, perché così credo che abbia anche ulteriori elementi per fare anche un intervento anche diciamo, più concreto. Insomma, io chiederei alla dottoressa di fare una prima parte, diciamo 5-7 minuti, in maniera tale che spieghiamo un po' che cos'è questa problematica e magari ci aggiunge qualche altro elemento, con l'impegno che poi ritorneremo nella seconda parte. Quindi quello che non dirà nella prima fase lo dirà certamente nella seconda. Prego, dottoressa. Va bene, intanto ringrazio tutti, Antonio per avermi invitata, e saluto tutti i membri della tavola qui. Allora, dal punto di vista clinico, che cos'è la celiachia? Molto spesso si sente parlare della celiachia come un enorme problema. In realtà lo è, però con le dovute precauzioni e con un'educazione del paziente affetto da questa malattia, in realtà si può gestire sicuramente molto bene a casa, con una qualche difficoltà maggiore fuori casa. Ma che cos'è? È una malattia, si dice, autoimmune, perché infatti molto spesso si chiede perché alcuni bambini lo scoprono da piccoli, altri invece lo scoprono quando hanno 20 anni oppure 45 anni. Cioè dipende, perché in alcuni casi la forma di celiachia è silente, cioè non manifesta, non dà manifestazioni. E quindi poi sfocia nel momento in cui si ha una situazione particolare. In alcuni soggetti, ad esempio, si scopre di essere celiaci dopo un viaggio, per esempio, all'estero, perché magari sono stati sottoposti ad un tipo di alimentazione diversa, in cui hanno assunto un alimento diverso, un tipo di grano per esempio diverso, e quindi sfocia. Le manifestazioni che si hanno sono diverse, generalmente si hanno manifestazioni intestinali, ma molto spesso è molto più difficile da diagnosticare questa malattia, proprio perché le manifestazioni sono extraintestinali, quindi per esempio si può associare alla anemia da ferro oppure all'alopecia, piuttosto che alle sindromi genetiche come la sindrome di Down o di Turner, e una vastità di altre manifestazioni, per cui per il medico e per il paziente è anche difficile capire se effettivamente si tratta di celiachia, oppure molto spesso si confonde con la colite, molto spesso. Però quali sono la diagnosi attualmente? Si può fare utilizzando dei test molto precisi, prima di ricorrere alla biopsia intestinale, utilizzando dei test appunto anticorpali,
che si fanno con un semplice prelievo di sangue, e dopodiché, in base alla positività o meno, si ricorre all'intervento successivo del nutrizionista a questo punto. Cioè, perché qual è la terapia per il celiaco? È semplicemente la dieta agglutinata, cioè senza il glutine. Glutine, che è un complesso lipoproteico, cioè sarebbero le proteine che sono contenute nei cereali, quali il grano, l'orzo, il farro e la segale. E praticamente si fa un'alimentazione in cui gli alimenti che fanno parte del regime alimentare del soggetto non contengano il glutine, per cui poi ci saranno alimenti che vengono forniti dalle farmacie, perché il sistema nazionale appunto dà il contributo, oppure ci sono comunque altri prodotti che naturalmente sono senza glutine. Mi viene da dire il grano saraceno, che è un cereale di nobili origini, però non ha glutine, no? E quindi diciamo che poi l'impostazione è questa, ricordando sempre che il soggetto celiaco, come tutti gli individui con i quali ho parlato stamattina, con i quali abbiamo fatto delle domande sul benessere, abbiamo fatto un questionario del benessere, cioè l'obiettivo comunque è sempre quello di fare uno stile di vita sano, che non è semplicemente tolgo il glutine, ma a fianco a quello aggiungo tutta una serie di altre cose, tra i quali l'attività fisica, per esempio. Perfetto, allora io direi come prima parte va bene, grazie dottoressa. Poi chiaramente nella seconda parte, oltre a quello che vorrà dire, magari qualche consiglio ulteriore o anche qualche domanda. Allora, io direi facciamo qualche altro secondo ancora per il sindaco, perché credo che il nostro sindaco sia utile, no? Che il nostro sindaco ascolti il presidente, perché darà un quadro della situazione e darà anche il senso di questo fenomeno, no? Di questa particolarità, e quindi possono poi essere degli spunti interessanti per il sindaco. Allora, presidente Cioffredi, 5-7 sì, minuti. Allora vado per slide, come si dice. Intanto credo che sia doveroso ringraziare la comunità di Lauria per questa splendida accoglienza e per aver visitato un luogo meraviglioso. Siamo venuti altre volte, abbiamo fatto altre iniziative. Ringrazio il dottor Lamboglia per gli ottimi servizi che ha fatto sul suo giornale, e quindi credo che, anche perché il ruolo dell'informazione è fondamentale, parlare di celiachia, a volte ti vengono tanti di quei flash in testa che non sai, cioè inizi e magari poi non sai dove vai a finire, cioè gli aspetti sono tantissimi. Io vorrei stare a quello che diceva anche il moderatore. Praticamente qual è la situazione attuale? Intanto chiariamo il discorso celiachia e donazioni. I celiaci possono donare, pur essendo la celiachia una malattia autoimmune, il celiaco a dieta agglutinata può donare tranquillamente. Il ruolo dell'Avis è fondamentale, perché è un presidio sul territorio, quindi ci dà la possibilità anche di fare una buona e corretta informazione su un fenomeno che a volte cioè l'Italia è un paese di estremisti, cioè nel senso che a volte si disconosce completamente la materia, a volte tutti capiscono di celiachia, e il nostro problema reale è quello di capirne con esattezza quali sono i dati. I dati in Italia sono, attualmente abbiamo diagnosticato, la relazione al Parlamento 2014, abbiamo 174.000 celiaci. In Basilicata abbiamo diagnosticati al 2014 983 celiaci, quindi significa che siamo oltre 1000 celiaci. Se l'incidenza in tutta Italia è 1 a 100, sappiamo che vi sono ancora altri 400.000 celiaci che non sono diagnosticati. In Basilicata quella è la situazione. A livello nazionale abbiamo un rapporto, io vedo molte donne, il rapporto in Italia è 1 a 2, in Basilicata è una situazione particolare, il rapporto è 1 a 3, cioè abbiamo 700 donne, 200 maschi, quindi è un problema che riguarda le donne. E quello che diceva anche la dottoressa, qual è il discorso serio? Cioè noi crediamo che il discorso valido sia quello di avere anche delle diagnosi corrette, e non sempre, in base alle nostre storie, alle storie che noi quotidianamente ascoltiamo, sono oltre 20 anni che ascoltiamo queste storie, praticamente sono storie
di disagio, di non ascolto da parte del medico di base. Ma questa è una situazione in tutta Italia dove si sottovaluta, si pensa sempre a delle cose più gravi senza pensare a di ma forse può essere celiachia, facciamo un controllo. Ad esempio le donne che hanno problemi di tiroidite sono tante, la tiroidite è associata purtroppo alla celiachia, il diabete è assoggettato alla celiachia, quindi la situazione è estremamente variegata. Abbiamo una situazione grave, qual è? Una diagnosi sbagliata comporta gravi danni perché è costretta a fare la dieta per tutta la vita, perché lo diceva prima la dottoressa, l'accennava, fare la dieta senza glutine non è uno scherzo, è un impegno serio, severo, perché bisogna evitare la contaminazione, bisogna evitare qualsiasi contaminazione perché ti crea gravi danni, e fare una diagnosi in età adulta può significare anche il sorgere di gravi patologie. Quindi per questo motivo noi facciamo questa campagna di informazione, e devo dire spesso si parla sempre male della nostra regione, ci sono tantissime cose che non vanno. Io devo dire che vi sono delle eccellenze per quanto riguarda il nostro caso nella nostra regione, dove siamo riusciti ad ottenere da poco tempo una normativa sulla ristorazione che regolamenta complessivamente la ristorazione senza glutine, grazie all'impegno dell'assessore Franconi, del presidente Pittel, di altri amici anche di questa zona, parlo di Pietro Floris che stava nella segreteria, di Vita, di altri, e siamo riusciti ad ottenere a fine maggio un protocollo dove la Basilicata, per la prima regione ad aver recepito un protocollo dove dice guardate che la diagnosi si fa così, devi fare questo percorso, dove al centro c'è il medico di base e dove al centro c'è il medico di base per ascoltare il paziente, per non arrivare a una diagnosi corretta. Poi il problema diventa sociale, diventa della qualità della vita, l'eccellenza dell'epimome, ma non solo, oppure il ruolo dell'istituzione, quindi è molto positivo la presenza del sindaco, cioè inserire il ragazzo normalmente, qui credo che succede perché abbiamo fatto una serie di iniziative anche sia nella scuola materna, nella scuola elementare di Cogliandrino, avere un inserimento normale, perché poi il dramma del celiaco, e mi fermo quando mi devi fermare, praticamente la cosa strana del celiaco rispetto a tutte le altre patologie, cioè uno è malato prima, che nessuno lo ascolta, diceva tu sei fissato, cioè se raccontassi delle storie che succedono quotidianamente, noi ce la prendiamo a volte, ci mettiamo anche un po' di sana ironia, credo che non faccia male, però insomma sono delle situazioni che ti fanno rabbia, perché nessuno ti ascolta, se vai dal medico e vai a dire ma fa male la testa, dice vabbè ma lo prometto, tu sei ansioso, un po' esaurito, statti calmo, invece il mal di testa ricorrente è una delle cause. Quindi cosa significa? Una volta che si è arrivata alla diagnosi, per il celiaco chi soffriva è una salvezza, finalmente faccio la dieta al suo posto. Quindi, ma il problema poi si ribalta a livello sociale, perché non hai le strutture, ecco, perché non hai questo, bar. Perché... Presidente, una domanda diretta sull'aspetto sociale, mense scolastiche. Sì. Gite scolastiche, perfetto. Cioè tutti quei momenti in cui i ragazzi vanno a confrontarsi con il mondo, no? Cosa succede in Basilicata però? Perfetto. Com'è la situazione? Allora, in Basilicata, io devo dire, ma non perché cioè molte volte i presenti dell'associazione parlano sempre male, cioè io non me la sento parlare male, devo dire che in Basilicata è un'eccellenza, grazie all'impegno soprattutto dei SIAN, delle unità sanitarie locali, dove la regione Basilicata fa gratuitamente i corsi a tutti i gestori di mensa, a tutti i comuni, l'ASL di Potenza, ma l'ASL di Matera, credo anche nella zona della Conegris. Praticamente arriva una comunicazione a tutti dove si dice venite a fare il corso, dove vi spieghiamo correttamente come si fa la dieta senza glutine. Quindi il ragazzo va con sicurezza, e la situazione in Basilicata io non dico che è al 100% ottimale, però vi assicuro che è una buona situazione rispetto ad altre regioni dove noi abbiamo avuto anche una buona sensibilità da parte dell'amministrazione, perché le amministrazioni hanno l'obbligo di assicurare la mensa senza glutine, è un obbligo, chiaramente questo significa preparazione da parte degli addetti, significa evitare la contaminazione eccetera. Dove si trova un buon dialogo fra famiglia, associazione, istituzione, le cose vanno bene. A volte si crea il problema, perché molte volte è pure colpa del genitore celiaco, perché magari è apprensivo, dice ma io magari poi nei piccoli paesi, non vi voglio raccontare le storie dei piccoli paesi, sembra Maricopa, cioè sai, siccome hai chiesto di fare degli esempi, dovrei fare degli esempi simpatici. Un esempio soltanto. Esempio simpatico, mi chiama
Non diciamo il comune per correttezza, due esempi ti faccio. Uno mi chiama e dice: c'è il sindaco, questo, i miei bambini non riescono a mangiare, a che? Dico: ma non c'ho problemi, poi facciamo subito una lettera. Dice: no, veramente, questo è un piccolo paese, 1300 abitanti. Dice: veramente, siccome sai, non mi vorrei guastare col sindaco, ma potete non fare il mio nome? Dice: il signore, guarda, che a due c'è lì e c'è Gesù, ma come faccio a dire non assicuramente, cioè per dire questo, come un comizio nel mio paese dove c'era soltanto un prete, un oratore, dice il mio caro prete che non voglio nominare, un prete c'è. E un altro esempio vorrei fare, dove però poi la buona informazione risolve i problemi, per questo motivo è importante parlarne, anche sembra così, molto confusionario, come, però credo che sia fondamentale, un comune dove un bimbo c'è lì, viene messo fuori dalla scuola materna, a te, io stavo in via Pretoria vicino ai carabini, cioè, vabbè, sicuramente la solita storia della mensa, no, non siamo capiti, l'hanno cacciato fuori dalla scuola materna, ma questi riparlo di 15 anni fa, perché c'è lì, cioè, ma guarda che insomma, tu stai soldi, chiamo il sindaco, noi il prezzo, diciamo, ma quello c'è lì, non può venire, dice guarda mi sto recando ai carabinieri, cioè proprio incazzato al massimo. Dopo aver avuto un incontro, praticamente il bimbo è stato ripreso dai vigili, è andato a scuola materna, risolti i problemi. La cosa positiva, noi cerchiamo di risolvere i problemi negativi in positivi in questa scuola. Poi abbiamo fatto un bel incontro col sindaco, con la scuola, cioè molte volte, voglio dire, il problema della celiachia, soprattutto perché è una malattia considerata sociale, lo è l'ignoranza, cioè la non corretta conoscenza dei temi. Molte volte si spende da noi, molte volte dalle istituzioni, però se si riesce a dialogare, credo che la società migliore per tutti. Assolutamente sì, e incontri come questi vanno proprio nella direzione che veniva auspicata. Tra l'altro ci ha raggiunto la Presidente Provinciale dell'Avis senza Lorigio, che salutiamo e poi gli chiediamo anche un intervento nella parte finale, quindi tra circa 15-20 minuti. Bene, l'abbiamo bloccato più volte, adesso assolutamente è il turno del sindaco. Tra l'altro credo che, non so se in questi primi giorni ha già avuto, ecco, parlando ad esempio di mense scolastica, ha avuto già un primo contatto, però ecco, sarebbe interessante se il sindaco evidenziasse anche qualche aspetto concreto rispetto al tema di oggi. Prego sindaco Lamboglia. Allora innanzitutto grazie Mario, grazie a tutti, voglio cogliere l'occasione per ringraziare l'Avis, un'associazione di cui faccio parte anch'io come donatore, che oltre al nobile ruolo che è quello del sangue, su cui mi auguro i problemi che sollevava il Presidente possano essere quando prima risolti, perché è incredibile che non si faccia ricorso a tante associazioni, deve esserci il controllo, deve esserci tutto quanto necessario, ma si deve permettere alle associazioni di poter espletare il proprio ruolo fino in fondo, un ruolo nobile come questo. All'Avis di Lauria va il riconoscimento per il ruolo che va oltre la raccolta del sangue, l'aggregazione di tanti di noi che contribuiscono ben volentieri e che poi contribuisce a valorizzare posti e luoghi come questi, come diceva il Presidente dei Celiaci, perché questo è un luogo che fa parte delle nostre risorse e che deve contribuire ad aumentare l'attrattiva sul nostro territorio. Noi con le ditte delle mense vado subito al cuore del problema. Mi fa piacere innanzitutto che ci sia una normativa regionale, perché tutti sono venuti ad adeguarsi e qualora sorge il problema ci si deve adeguare senza se e senza ma, perché c'è una norma di riferimento. Abbiamo altri problemi, ricorsi e controricorsi, perché come il Presidente saprà, al di là delle associazioni, spesso non riesco a capire il perché, mi cimenterò quanto prima con le aziende che fanno mense e che si occupano soprattutto di questa problematica. Tu hai affrontato questi problemi in precedenza, si hanno problemi di qualsiasi ordine e genere, incontrerò domani con i sindacati perché abbiamo problemi di pagamento nei confronti del personale, non vado oltre, lo chiarirò poi a seguito. State parlando e parla un intollerante per 10 anni ai latticini che non cresceva e i medici dell'area gli dicevano che forse a mia madre, che ringrazio perché è stata determinata e finalmente dopo 10 anni nel 1986, io sono del 76, scopriamo al Policlinico di Napoli dopo 20 giorni di ricovero che ero intollerante ai latticini e che quindi non dovevo mangiare. I medici dicevano all'epoca che per crescere forse mi doveva legare da una parte e dall'altra e tirare. Questo è per dare l'esempio della cultura e di quello che diceva lui, perché poi ci sono altre patologie come la celiachia che vanno affrontate e soprattutto vanno
in questo contesto in cui abbiamo una normativa regionale, io propongo soprattutto l'informazione, la sensibilizzazione attraverso una campagna di informative che può essere promossa anche attraverso il Comune. Riteneteci disponibili per protocolli d'intesa, per diciamo, la divulgazione, per le iniziative nelle scuole, cioè lavoriamo insieme, cerchiamo di promuoverle, cerchiamo soprattutto di far capire che non si tratta di un problema, si tratta delle questioni ordinarie che vanno affrontate a secondo dei soggetti che abbiamo di fronte. Non è qualcosa che può essere un riserbo oppure qualcosa che può essere elemento discriminante, deve essere un elemento in più per farci capire se ci sono anche gli estremi, per poter cogliere l'occasione di poter fare dei progetti sull'alimentazione che contengano tipo la celiachia, l'obesità, tutta una serie di percorsi. Quindi vi dico, ritenetemi a disposizione, incontriamoci, mettiamo su, visto la disponibilità della regione che diciamo è all'avanguardia, a questo punto lo devo riconoscere, su questa problematica, dialoghiamo e confrontiamoci, magari ne può venire un percorso alimentare che oltre alla celiachia può mettere in campo le diversità, coinvolgiamo le attività di ristorazione, siamo disponibili. Mi auguro però che ci sia da parte della cittadinanza tutta e da parte diciamo degli utenti, anche da parte degli amministratori e di coloro che si prestano ad avere un ruolo di confronto nei confronti del territorio, la capacità di capire il contesto all'interno del quale noi navighiamo. Lo dico per altre cose, lo dico anche per questo. Spesso ci si è additati pubblica amministrazione, insegnanti, ma anche magari genitori di altri, sì, dice, ma hanno i grilli per la testa, sono sopraffini. Cerchiamo di affrontare i problemi per quelli che sono, cerchiamo di affrontarli nella realtà scendendo diciamo nella realtà della problematica e mettendoci a disposizione. Poi può darsi pure che qualcuno ha dei grilli per la testa, io dico sempre così, però arriviamoci, non partiamo in maniera preconcetta, e da parte dell'amministrazione vi invito a contattarci tramite Vita e a capire che cosa possiamo mettere su, sia per quanto riguarda l'informazione e la sensibilizzazione, sia per quanto riguarda magari altri progetti che potremmo mettere in campo anche a livello regionale e non solo. Io ho intenzione di farlo a partire anche dalla sensibilizzazione ambientale, che poi deve coinvolgere tutto, l'alimentazione, l'attenzione ai nostri luoghi, l'attenzione diciamo a quando riponiamo la spazzatura, perché l'ambiente e le circostanze in cui viviamo siamo noi che facciamo la differenza. Ci possiamo anche lamentare di quello che abbiamo di fronte, ma una volta io ebbi una risposta che mi fece riflettere non poco: quello che ci troviamo diciamo di fronte è semplicemente uno specchio, perché c'è qualcuno che sceglie e c'è qualcuno che avalla le scelte di coloro che sono deputati a scegliere. Quindi dico, confrontiamoci, mettiamo su anche sotto forma di convegno, di quello che volete, ritenetemi a me e all'amministrazione, c'è Gino Labanga, assessore dell'area, ma assessore del comune di Lauria, teneteci a disposizione come tutti gli altri collaboratori del sindaco e il consiglio, e penso che potremo mettere su qualche iniziativa che magari colga nel segno, ma che possa avviare un percorso da qui a qualche tempo. Grazie. Bene, ringraziamo il sindaco di Lauria, Angelo Lamboglia. Io sarei felice a questo punto, perché Angelo dice vienimi a trovare al comune, e siccome tu sei il presidente dell'associazione qui del territorio, chiaramente coordinata a livello regionale dal presidente Cioffredi, insomma, se hai certamente iniziative e quant'altro, troverai sicuramente almeno ascolto e una porta aperta, come si suol dire. Allora, io direi ritorniamo un po' in una fase diciamo più istituzionale, in attesa che magari qualche persona presente possa porre delle domande. E però, siccome so che esiste una regola, no? Che prima parla il presidente provinciale e poi il presidente regionale, allora io chiederei alla dottoressa Enza Lorigio di così anche per ricevere un saluto dagli amici laurioti e un ringraziamento per la presenza, quindi un saluto a tutti, e poi daremo la parola al presidente regionale, ma prima il presidente provinciale dell'Avis, che è l'associazione che ha organizzato questa bella iniziativa. Tra l'altro, Antonio, non abbiamo citato, ma qui abbiamo visto Arcieri, abbiamo visto, qui c'è davvero, hai messo insieme davvero tantissime belle energie di questo nostro territorio, e davvero complimenti per questo impegno. Allora, presidente provinciale, allora 30 secondi sul luogo, cosa le è sembrato, e poi chiaramente l'incontro che stiamo consumando in questi minuti, prego. Il luogo lo conosco, quindi
Il luogo lo conosco benissimo, sono 3 anni che vengo a fare la passeggiata. L'anno scorso purtroppo non ho potuto farlo, quest'anno ho dato la priorità a mia mamma e quindi neanche quest'anno ho potuto farlo, però ci tengo a salutare perché c'è un mare di gente meravigliosa qui, che l'accoglienza, l'affetto che si trova oltre al bosco, alla natura, è una cosa che attira e ci fa passare ben volentieri. E volevo fare i complimenti a Ciccio, che conosco da tanto tempo, un grande amico, per l'ardore che ci mette nell'ardore. L'altro giorno ci siamo incontrati e si è fatto una sull'Avis, ma su tutto quello che fa ci mette l'ardore, l'amore e cerca di risolvere i problemi che come possiamo, insomma, nel nostro piccolo, perché comunque siamo volontari, comunque siamo associazioni che non abbiamo grosse risorse, grosse possibilità di poter intervenire in quello che c'è da fare. Dobbiamo sempre chiedere permessi e aspettare e purtroppo spesso siamo bloccati. Complimenti anche al sindaco, molto dicevo alla moglie di Antonio, che è un sindaco non fumoso, che ha detto parole non come fanno di solito i politici, con parole altisonanti e poi di concretezza non c'è niente. Se quello che ha detto lo mettete in pratica, ben venga. E l'Avis fa l'Avis provinciale, vi porta tanti cari saluti a tutti quanti. Purtroppo sono periodi questi che ci sono molte attività in campo e quindi non è possibile la partecipazione di tante persone, però vi porta i suoi saluti, vi dico buona continuazione e grazie per l'invito sempre. Perfetto, grazie Presidente Provinciale. E ora continuiamo in questo giro istituzionale con il Presidente regionale Rocco Diasbundis, anch'egli un affezionato di Lauria del Lago Negrese. Ricordiamo che qui in questa parte di territorio vi sono delle sezioni davvero straordinarie, c'è Lauria ma ricordiamo anche Lago Negro, c'è davvero una bellissima realtà con delle eccellenze, in particolare sull'impegno sportivo. Anche abbiamo visto che anche tu sullo sport ti stai dando molto da fare, tra l'altro abbiamo visto un manifesto molto bello, Antonio lo ha messo sugli alberi, vicino agli alberi perché possano vederlo tutti, di un'ulteriore bella iniziativa per i bambini, per i ragazzi quest'estate. Sì, grazie. La prossima nostra iniziativa appunto è quella di quest'anno, ci siamo impegnati in una... ci siamo voluti prendere questo impegno veramente importante di quello di portare dei bambini in una colonia estiva, per far fare una colonia estiva. Hanno aderito a questo nostro progetto 17 bambini, tra cui una celiaca. La mamma mi ha chiamato dicendomi: "Andò, io ho un problema", pensavo chissà quale fosse questo problema. La mia bimba è celiaca, quindi però io vorrei mandarla, vorrei far partecipare la mia bambina. Per quanto mi riguarda non è un problema, io penso che questo non è, oggi come oggi non è più un problema, per noi può venire benissimo, noi ci assumiamo questa responsabilità. La struttura l'ho contattata, non ostacolava la presenza di questa celiaca, quindi partecipa a questa bellissima progetto non solo sangue, perché questo rientra in quel famoso motto che a me piace tanto, di non solo sangue, per dire che l'Avis, oltre all'attività principale, quella della raccolta del sangue, penso che abbia una responsabilità, quella di formare i giovani, formare una cultura alla donazione, al volontariato. Questo io l'ho sposato in pieno, questo concetto per me è fondamentale, e lo dimostro il fatto che da quando io sono impegnato come presidente non faccio altro che iniziative a partire dai bambini ai più grandi, vedi quella di oggi, dove appunto l'associazionismo, lo stare insieme, il momento di condividere, di dibattere alcune problematiche, potremmo dire che forse l'Avis non c'entra niente, ma non è così. Un'alimentazione corretta, uno stile di vita corretto, un muoversi nella montagna sicuramente è importante sotto vari aspetti. Scusa direttore. Assolutamente, queste iniziative servono anche ovviamente a valorizzare quello che si è fatto, ma anche quello che si sta per fare. Tra l'altro tu parli di colonie, parliamo del secolo scorso,
Mi ricordo bambino a Lauria vi era un funzionario, Guido Caino, non so chi lo conosce, che organizzava queste colonie ed erano i comuni che portavano i bambini a Maratea nello specifico, ed era una festa straordinaria. Certo, i bambini del secolo scorso non sono come i bambini di questo secolo, nel senso che questi sono più attivi, forse anche più dinamici. A Fiumicella addirittura, quindi davvero un'epopea che in qualche misura Antonio ripropone. Tra l'altro, diceva Antonio, molto legato ai giovani, io voglio salutare, se il presidente della sezione di Lauria lo permette, io sto scrivendo con una penna in cui c'è l'effigie di San Gabriele, no? E ci sono delle persone qui che magari non valorizzano al meglio degli impegni per i ragazzi davvero straordinari. A Cogliandrino c'è una signora che saluto, che sta coordinando un gruppo di giovani legati a questo santo che, come sappiamo, è il protettore dei giovani, e sta facendo un impegno, si sta prodigando in un impegno davvero straordinario verso i giovani di Cogliandrino, ma non solo. Davvero complimenti, signora, non diciamo il nome perché non mi ha autorizzato e quindi non lo dico, ma davvero ci sono tante belle energie. Sarà davvero l'impegno del sindaco, l'impegno dell'amministrazione sarà davvero questo, di valorizzare, di capitalizzare al massimo queste straordinarie energie che ci sono, probabilmente un po' disarticolate, questo è il tema, e siamo convinti che il dinamismo di Angelo servirà, riuscirà a tenere insieme tutte queste belle energie e a valorizzarle. Prima di passare la parola al presidente regionale dell'Avis, io direi alla nutrizionista e al presidente regionale dei celiaci di fare il secondo intervento, 4 minuti e 4 minuti, e per concludere. Però io direi, passiamo la parola al presidente regionale, poi magari facciamo chiudere Antonio, che sicuramente darà qualche messaggio molto utile per la parte gastronomica finale, magari qualche messaggio finale. Però darei la parola appunto al presidente regionale Rocco De Asmundis per un saluto, ma non solo. No, giusto un saluto, caro direttore, data l'ora anche. Buongiorno a tutti, complimenti alla sede di Lauria, ad Antonio e a tutti i suoi validissimi collaboratori per organizzare in questo scenario fantastico, sono venuto già un paio di volte, questa bella manifestazione che trae spunto da una camminata nel bosco per poi affrontare qualche argomento che di volta in volta è oggetto di questi interventi. Diceva bene il Presidente, non ci sono controindicazioni, giusto per partire dal tema, non ci sono controindicazioni alla donazione da parte dei celiaci, purché seguano la dieta senza glutine e comunque purché non ci siano altre complicanze di altra natura. Ecco, per esempio la dottoressa parlava di possibili carenze di ferro, se non ci sono altre controindicazioni il celiaco può tranquillamente donare, ed è anche un modo, credo, per farlo sentire integrato e utile alla società. Quindi escluso questo aspetto, credo sia l'unica patologia autoimmune che consente comunque la donazione, perché normalmente le patologie autoimmuni sono ostative rispetto alla donazione. Mi aveva chiamato in ballo Antonio su un fatto fondamentale, mi dà lo spunto per dire che noi Regione Basilicata, noi donatori, noi Avis prevalentemente della Regione Basilicata, abbiamo consentito al nostro sistema di essere autosufficiente. Perché ci ho tenuto a precisare ad Antonio? Non era un ospedale della Regione Basilicata. In Regione Basilicata non accadrà mai, so di poterlo dire, che qualche medico chieda di far andare i familiari a donare. E tutto sommato questo è un modo per aggirare la donazione volontaria che noi associazioni facciamo per rifornire di sangue il sistema sanitario regionale.
a girare l'ostacolo, perché non è quel sangue che servirà a chi deve essere sottoposto all'intervento, serve a rimpinguare una banca del sangue che è carente, ma per altri motivi. Noi possiamo essere orgogliosi in Basilicata, nonostante tutti i problemi connessi alla certificazione del sistema qualità, non ve la faccio lunga sull'argomento, ma abbiamo dovuto affrontare e stiamo affrontando centinaia di problemi veramente molto molto importanti e significativi. Nonostante questo, riusciamo ad essere autosufficienti. In questi casi ci prendiamo la briga di telefonare, quindi se ci sentiamo, telefonare all'associazione o al centro trasfusionale di riferimento per dire: scusate, che vi serve? Zero negativo, ve lo mandiamo noi. Cioè, noi siamo anche in grado di sopperire alle carenze, poiché il sistema sangue è un sistema unico nazionale, la sanità è regionalizzata. È evidente che, come abbiamo fatto in passato per altre esigenze di altre regioni, e sono solitamente quelle storicamente carenti, la Campania, la Puglia, il Lazio, la Sardegna, per vari motivi, così possiamo ancora oggi sopperire alle loro carenze, sia in seguito a richieste, ma meglio ancora se ci richiedono preventivamente, e soprattutto in questo periodo estivo potrebbe accadere, dei quantitativi di sangue, perché ovviamente dobbiamo pensare sia ai malati della regione Basilicata, dobbiamo pensare però a tutto il sistema sangue nazionale. Io vi auguro buona prosecuzione di lavori, ci tratterremo ancora un po' piacevolmente, vi saluto. Bene, ringraziamo Rocco De Asmondis. Tra l'altro lui pone una questione, ma che è il grande merito dell'Avis, in particolare dell'Avis di Basilicata. Ma vi ricordate quando c'era un nostro congiunto al San Carlo di Potenza e si arrivava alla telefonata che entro la mattina successiva servivano 4-5 persone, c'erano i nostri genitori, i nostri parenti che dovevano farsi il giro per poi fare la macchina per portare queste persone, perché dovevano donare il sangue, e non era facile organizzare questa cosa. Ricordo poi quel pranzo che bisognava offrire a queste persone che molto spesso erano parenti che avevano dato questo sangue, ma davvero era un grandissimo disagio che, grazie all'Avis e grazie ai volontari che sono qui numerosi stamane, oggi davvero questo problema si è sgonfiato, non c'è più. Ma davvero per decenni c'è stato un problema enorme. Nell'ascoltare un po' le testimonianze dei presidenti, soprattutto quegli anziani, raccontavano quando si andava con i camion addirittura a donare sangue, si partiva alle 4 della mattina, mi riferisco ad aree ulteriormente periferiche rispetto a noi, non so, Rotonda, Viggianello, dove per andare a Potenza bisognava organizzarsi con i camion. Davvero un'altra epoca, ma relativamente, perché vi sono i testimoni ancora viventi di questa cosa. Quindi ogni qualvolta doniamo il sangue dobbiamo pensare a quanto bene stiamo facendo con il nostro gesto. Allora, il secondo giro. Allora, io direi nuovamente di ripartire dalla nutrizionista, e poi il presidente regionale darà qualche ulteriore momento, e poi Antonio presenterà il menu della giornata. Va bene, così chiuderemo anche in maniera lieve. Allora, prego, dottoressa. Presidente? Sì. Allora, sarò brevissima. Un'altra cosa da non sottovalutare quando si parla di malattia celiaca è l'aspetto psicologico. Molto nel dibattito è venuto fuori che si tratta appunto di una malattia sociale, però a parte quello è importante che la famiglia che sta affianca il bambino o magari l'adulto si senta protetto e non avverta questa malattia come un problema, perché altrimenti purtroppo molto spesso capita che la celiachia poi si può associare ad altri disturbi del comportamento alimentare, nel momento in cui dietro non ci sono delle persone appunto che
che vivono in maniera tranquilla questa situazione, e il compito sta a noi specialisti comunque di trasmettere tranquillità anche alla famiglia intera. E poi in generale io chiudo con questo messaggio, che va bene per il tema della celiachia, però va bene per tutti, il fatto che secondo me è importante circondarsi di belle persone, perché nel momento in cui una persona ha un buon rapporto sociale con gli altri, vedi queste circostanze, non va poi a ricercare cibo o alcol o droga o fumo, diciamo tutti quei vizi che molto spesso servono all'individuo per colmare una mancanza. Quindi è importante che tutti diamo il nostro contributo e cerchiamo di circondarci di persone, di buoni rapporti sociali, ecco. Dottoressa, chiedo scusa, consegniamo due sintomi che fanno capire che siamo in presenza di questa problematica. Ce ne saranno tanti, ma diciamone due. Ce ne sono tantissimi, però per esempio l'anemia da ferro, cioè la carenza di ferro, è classica, soprattutto appunto nelle donne, perché c'è un malassorbimento a livello intestinale del ferro, proprio perché nel celiaco l'intestino, la parte superficiale dell'intestino è danneggiata e quindi non viene assorbito il ferro. Oppure appunto il diabete di tipo 1, il diabete mellito di tipo 1 può essere associato alla celiachia, ma anche l'alopecia areata, sono tantissimi, quindi per questo dal punto di vista medico è davvero difficile, però non va sottovalutato. Okay. Perfetto, ringraziamo Mirella Nicodemo, nutrizionista, e diamo la parola a 3 minuti al Presidente regionale. Flash, proprio flash. Oh, praticamente i sintomi sono 270, per vedere la complessità, è un incontro con un professor greco dell'Università di Napoli, all'ospedale San Carlo, i medici erano sconvolti, quindi dovrebbe essere un esame normale. Io faccio la proposta al Presidente dell'Avis, fra l'altro la Regione Basilicata in qualche decennio fa aveva presentato con all'Avis regionale, e quindi all'Avis di Lauria può essere capofila in questa zona, uno screening sui donatori. Cioè con un semplicissimo esame che sono i transglutaminasi, non costa neanche molti, quindi potrebbe essere una cosa molto molto utile. Ne parlavo col presidente di Lauria, il quale ha accolto in modo molto entusiasta questa proposta, quindi si potrebbe fare un protocollo di intesa con l'Avis. Vorrei dire delle cose su Lauria, scusate il fatto di essere confuso. Un'altra eccellenza di questo territorio è avere una protezione civile di Lauria, Vola, che è attrezzata per il senza glutine. Perché devo dirlo? Perché è un'eccellenza a livello nazionale, non tutti lo sanno. Cioè, noi abbiamo parlato della difficoltà dell'alimentazione del celiaco in una situazione di normalità. Immaginate una situazione dove c'è una catastrofe, dove c'è un terremoto, dove c'è un alluvione, dove c'è un disagio. Noi abbiamo la protezione civile di Lauria che è attrezzata, perché abbiamo Ceppino La Banca, uno dei maggiori esperti di come chef sul senza glutine, sia alla sua scuola, dove con un professore che dell'Istituto per l'Agricoltura, il professor Pelosa, hanno fatto una serie di iniziative in quell'istituto. E quindi credo che questo è giusto dire che ci sia questa eccellenza. Parlando di Avis, cioè a volte io quando parlo a qualche incontro dell'Avis mi confondo da presidente dell'associazione celiachi e presidente dell'Avis, perché sono stato fra un socio fondatore dell'Avis di Albano, ho fatto il presidente. E quello che diceva Mario, io ho donato quando ti venivano a chiamare, guarda, siccome eravamo dei giovani abbastanza prestanti, giocavamo a pallone, quindi in quell'epoca ti venivano a chiamare, guarda, serve il sangue per mio zio, quindi noi siccome eravamo giovani andavamo anche una volta ogni due mesi, alla bellezza era di andare all'ospedale, ci davano un bel panino e una cotoletta, e per noi era una soddisfazione, quindi è un bicchiere di vino o di birra, queste erano le mie donazioni. Chiaramente non era un sistema, diciamo, corretto, perché ti facevano una, ricordo, facevano una puntura al dito, dici tu ok, puoi donare, poi magari non era così, però si creava un rapporto quasi di dipendenza. A volte qualcuno che era meno un po' così, non molto corretto, dice guarda che io ho dato il sangue per te, c'è una cosa grave. Invece adesso il vero concetto della donazione deve essere anonimo e gratuito, questo è il vero concetto, altrimenti non è più donazione. Purtroppo in altre regioni succede questo. Ma tornando alla celiachia veloce, poi chiudo, praticamente il concetto di celiaco, cioè uno c'ha il concetto magro, sta male, se muore dalla debolezza come era mia figlia, no? Dice ma voi siete esauriti, quello non cresce, ferro basso, dottore.
Cioè, tenete presente Martin Castrogiovanni. Massimo Castrogiovanni, il capitano della nazionale di rugby argentino. Massimo Castrogiovanni, non tutti lo sanno, è celico, ma ha fatto un bel libro. Praticamente, come è diventato celico? Dice, io ero argentino, ero abituato a un'altra alimentazione. Sono venuto in Italia, mi piaceva pasta asciutta, pizza, eccetera. Questo non sapeva cosa si era scatenato, cioè non rendeva neanche più in capo. Cioè, Martin Castrogiovanni, in armadio, 2 metri, quello è celico. Quindi, per capire qual è la difficoltà pur di diagnosticare. Allora, praticamente il discorso dove ricade? Ricade nel medico di base, nell'ascolto, cioè nel saper ascoltare il paziente, che a volte 5 minuti lo devi perdere, perché chi è che conosce il paziente? È il medico di base, il primo impatto. Poi magari i più grossi specialisti vedono tutte le cose più negative, ma non pensano mai a di forse devo fare questo piccolo esamino. Il tempo dobbiamo andare a pranzare, ma se raccontiamo delle storie, sono storie di disagio, sono storie di sofferenza, di anni prima di arrivare a una diagnosi. Il dottor parlava, si diagnostica la celiachia a 40 anni. Noi abbiamo un socio, 77 anni, questo ha fatto una vita d'inverno. Questo ha detto, ma io, grazie a Dio, adesso sono celiaco. Ma questo è stato malissimo, gli hanno diagnosticato le cose più strane. A una ragazza che aveva mal di testa, ma giusto, non voglio, un minuto, una ragazza, praticamente, per dire il ruolo dell'informazione, che io reputo fondamentale. Noi facciamo un incontro all'Hotel degli Ulivi a Lauria, un incontro, scusate, a Ferrandina, dove si dice fra i tanti sintomi mal di testa ricorrente, ok, con noi abbiamo invitato tutte le associazioni, quindi il ruolo di fare rete con le associazioni. C'era un ragazzo volontario dell'AVO, una sua amica, la figlia di una sua amica, mal di testa ricorrente, praticamente era arrivata, che l'avevano detto che era esaurita, mal di testa a livello neurologico, la curavano col Tavor, questo era immobile a letto, gli dice, hai girato 50.000 ospedali di tutta Italia, non di Potenza o di Matera o delle zone sperdute nostre, di tutta Italia, i migliori ospedali d'Italia. Nessuno che aveva pensato a fargli questo esame. Dice, ce ne hai fatto tanto, uno in più, uno in me. Gli va a fare questo esame, questa ragazza celiaca, i danni li hanno fatti, comunque si sta riprendendo. Per dire qual è il ruolo, cioè questa gli ha detto fai questo esame, perché è venuto a un nostro incontro. Quindi questo è un esempio nella nostra realtà, questi incontri in modo informale in un bosco, dove faremo pure un bel pranzo, l'abbiamo fatto già noi in montagna, perché abbiamo trovato una bella guida alpina, ha detto sì, io sono arrivato in Italia, siamo arrivati, ci ha fatto fare un bel accorciatore, siamo arrivati, cioè veramente siamo felicissimi. Domenico ci ha fatto fare un bel giro. Quindi credo che sia fondamentale anche in questo modo non informale, è veramente importante il ruolo dell'informazione, il fatto che ci sia l'istituzione, ci sia il sindaco, ci siano le altre associazioni, il presidente Battafarà, la nutrizionista è brava, che credo che sia importante valorizzare anche i giovani, perché molte volte sono gli anziani che non vogliono lasciare, perché pensano che sono i detentori del verbo, sia nella celiachia sia in altre cose. Quindi bisogna dare spazio ai giovani, quindi è fondamentale che il presidente abbia invitato una bella ragazza, una dottoressa, a parlare di celiachia, perché molte volte i nostri giovani poi non è giusto che debbano andare via dove riescono, scusate, ma poi alla fine uno parla pure come, cioè parla in 50 avesse pure da genitore, perché vede magari i figli che vanno via. Quindi io veramente vi ringrazio, e forse sono stato confusionario, ma veramente vi ringrazio di cuore, perché questa zona è un'eccellenza nella nostra regione. Si parlava dell'Happy Moment, ma che è un'eccellenza, ma non soltanto, perché abbiamo una realtà dove nella zona vi fate una serie di incontri, una serie di informazioni che credo che siano senz'altro utili. Quindi se riusciamo a fare pure un protocollo di intesa, un progetto, iniziare a dare questo esempio, è positivo. Fra l'altro noi abbiamo avuto, non voglio, chiudo veramente, parlando di Avis, io facevo... Noi non ci crediamo più che chiudete. No, veramente, adesso chiudo. Giovane amministratore, anni 80, c'è stato il presidente della commissione sanitaria, il senatore Pittella di Lauria, cioè il primo esempio di, non so se adesso c'è questa legge, cioè noi nel nostro comune facevamo un incontro sul nostro comune, io ero un giovane vice sindaco, quindi te parlo di secoli fa, con qualche anno in più, quindi facevo volontariato, abbiamo fatto il percorso inverso, abbiamo fatto la tipizzazione per vedere il gruppo sanguigno. Quindi abbiamo fatto un progetto, nel senso abbiamo fatto una serie di prelievi per vedere l'obbligatorietà, c'era una proposta di legge, cioè ognuno, ogni cittadino si doveva sapere qual era il suo gruppo di sangue, di portarlo appresso, non so se questo sia obbligatorio, ma allora il Presidente della Commissione di Sanità del Senato fece questa proposta, io ero un ragazzo, questa cosa la ricordo volentieri. Poi i miei ricordi di Avis sono... I vostri ricordi sono le sedi che magari, cioè, siccome collaboro ancora, cioè, poi
chi, molte volte parla male dei politici, ma molte volte sono i burocrati, i funzionari che bloccano la, le autorizzazioni per delle sedi che sono apposta e non ti fanno, non si capisce per quale motivo non ti autorizzano una sede a donare. Quindi ma non voglio parlare delle situazioni particolari che è presente. Quindi veramente grazie, scusate, grazie, se sono stato no, grazie Presidente per questi interventi, per queste anche pillole di vita vissuta, pillole di saggezza. Allora, siamo davvero in conclusione, tra l'altro dobbiamo salutare la Croce Rossa che è stata, magari poi, se puoi fare un rendezvous, se no poi ti pentirai come a me capita, tutto il pomeriggio ti pentirai di non aver ringraziato, eppure Franco, forse adesso è il momento di Franco, no? Avevamo detto che doveva venire qui a parlarci un po' di come era andata l'organizzazione, di come sta andando l'organizzazione, forse non c'è Franco? Franco mi sente? È impegnato. Allora, se Presidente, tu andiamo avanti o aspettiamo a Franco? Non so, perché ci teneva Franco, no? Perciò sto insistendo. Sì. Perciò stiamo insistendo, ringraziamo Franco. Lo vogliamo fare un applauso a Franco? Allora, gli diamo il microfono per delle giuste sottolineature. Prego Franco. Allora, sarò molto breve perché penso che avete fame, anche se abbiamo consumato sopra chi ha fatto la passeggiata con noi un'ottima colazione, credo. Volevo semplicemente sapere se vi è piaciuto il percorso, se siete state bene, se sono stato abbastanza, non lo so, esaudiente nelle vostre, con le mie spiegazioni, seppur semplici, insomma, non lo so. Quindi se è così fatemi un bel applauso, così pure gli altri capiscono che è. Ok. E fra poco serviremo il pranzo. Grazie a tutti di aver partecipato. Il menù è a sorpresa comunque, il menù, sì. Una lasagna. Si parte dalla lasagna. Dall'antipasto prima, antipasto, lasagna, poi c'è un altro primo e poi si prosegue tutto quanto. Buon appetito a tutti. Grazie Franco, allora diamo il microfono per un saluto finale veloce a tutti quanti e poi ci si sposterà sui tavoli, su altri tavoli. Alcuni non si devono spostare, perfetto, grazie Presidente. Grazie a te Mario, hai detto bene per i ringraziamenti, in effetti quando dobbiamo ringraziare qualcuno scappa sempre, allora io me li sono segnato, così cerco di non dimenticare nessuno. Intanto ringrazio i relatori, e mi fa piacere che hanno evidenziato alcuni aspetti e gli obiettivi per i quali io faccio queste cose, quindi l'informazione, il coinvolgimento dei giovani, e non è la prima volta che io invito giovani dottori e dottoresse che partecipano ai nostri eventi. Io voglio ringraziare il sindaco Angelo Lamboglia e il direttore Mario Lamboglia che conduce sempre con grandissima professionalità i nostri incontri, e i volontari che hanno effettuato i controlli, perché noi questa mattina dalle 7.30 alle 9 abbiamo fatto uno screening sulla pressione e sulla glicemia, quindi giovani volontari, infermieri, quindi professionisti hanno fatto questi controlli, i ragazzi del servizio civile, l'associazione OIS per i gonfiabili, anche loro collaborano con noi, l'associazione Vole per la preparazione del pranzo, l'associazione Natura e Tradizioni Lucane e la Croce Rossa Italiana. Io ringrazio tutti quanti, ma in particolar modo ringrazio loro, perché senza di loro non esistono le associazioni, non esiste l'Avis, non esiste niente, è la materia prima, quindi se manca il volontario base che sono loro, noi qui non ci saremmo. Grazie a loro, grazie a voi e buon appetito e buon pranzo e alla prossima. Vorrei posso? Sì, un momento ufficiale. Con i Gagliardetti, prego. Dove racconto la storia dei Gagliardetti? Sì, allora Presidente, se ti metti al centro, se qualcuno può fare qualche foto, Domenico, ti avvicini allora, a qualche foto. Uno, aspetta, ce l'ha, mi sembra, sono un casino. Al Presidente dell'Avis, grazie per questa splendida giornata. Grazie. Allora, al Sindaco Lamboglia un augurio di buon lavoro, siamo certi che farà sempre molto, molto. Al dottor Lamboglia per veramente un ruolo molto importante, il ruolo che sta avendo nella nostra area, lo sa benissimo, grazie. A Franco per la splendida accoglienza. Ah sì. No. A posto? E alla nostra dottoressa, poi c'erano altri Gagliardetti che sono andati, daremo alla dottoressa, grazie.
A posto, grazie. Facciamo una bella foto di gruppo. Sì. Chiamiamo anche l'assessore La Banca, dai, non ti avevamo visto, tu sei dietro alle spalle, tu devi, come? Sì, sì, no, 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 tu, no, no, il sindaco ti ha salutato prima solo. Mario, no, devi entrare. I've made a famous out of something I see.